prima soddisfazione della stagione, Presidente, è arrivata questa vittoria in Coppa Italia, il passaggio del turno, squadra che per 60 minuti, ne parlavamo anche con Iervese, ha giocato bene, poi c'è stato un calo fisico, ma si può essere soddisfatti? Beh, considerate che abbiamo dovuto fare in pochi giorni quelli che gli altri hanno fatto in più settimane, quindi ci si aspettava, molti ragazzi erano fuori per piccoli disagi di questo, preparazione accelerata, però sì, la mano del mister si comincia a vedere, i ragazzi danno tutto fino all'ultimo, quindi come non essere contenti. A proposito di squadra, arriveranno altri rinforzi da qui all'inizio della stagione? Beh, molti rinforzi erano in tribuna già adesso. Fofana Menta, tanto per fare qualche nome. Che non sono proprio rinforzini da poco, però qualche altra cosa bolle in pentola e quindi daremo il nostro meglio, come abbiamo sempre fatto, e credo che sarà un'annata soddisfacente. Annata soddisfacente, ma qual è l'obiettivo della matricola Francavilla nel prossimo campionato di Serie D? Ogni partita noi cercheremo di vincerla e quando non la vinciamo pareggeremo, ma più punti facciamo meglio è. Anche oggi si è visto tra l'altro già un discreto pubblico, gli ultra in tribuna a fare un gran tifo, importante l'obiettivo anche quello di riavvicinare la Francavilla sportiva alla squadra di calcio. Beh, un impegno dal primo giorno di presentazione, noi dobbiamo fare un'ottima squadra, dobbiamo ridare un grande calcio a questa città e la città merita questo grande calcio e noi vogliamo aiutare la città e la città deve aiutare noi, quindi è una simbiosi.